E doccia. E ragazzi, lo sapete quale è la canzone che ogni volta canto dentro la doccia? No, vi prego, non glielo chiedete. Ragazzi, tutto zumba! Na 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 na! Tutto zumba! Tutto giù, giù, giù! Basta, che finisce la cala l'acqua! Ok, basta. Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi, come potete vedere, facciamo una nuova storia su Toca Life. Siete pronti? È vero che c'è un gattino che gli piace tanto Toca Life? Sì, ce lo chiedono sempre, vero? Anche a me mi piace tantissimo. Ma prima di iniziare col video, iscrivetevi al canale e mettete like. Iniziamo. Diglielo Sofì, che se vogliono possono lasciare i commenti nei post in community, che noi gli rispondiamo. Cerchiamo di rispondere a tutti, vero? Però prima iscrivetevi e mettete like, mi raccomando. Perché sennò non iniziamo il video. No, aspetta. Aspetta, tu che stai guardando il video. Lì e lì. Metti like subito. Lì sotto. Ok? Vabbè, iniziamo. Ragazzi, oggi a grande richiesta faremo una nuova storia su Toca Life. E a grandissima richiesta, davvero grande, faremo la casa sull'albero. Che bello! Sì, ma prima salutiamo le due bambine che mi hanno chiesto di fare il video sulla casa sull'albero. E allora le salutiamo. Allora abbiamo Sara Music, ciao! E Chanel, ciao! Loro ci hanno chiesto proprio la casa sull'albero, vero? Ragazzi, eccezione, salutiamo quelli che fanno il compleanno, ovvero Chiara e Giulia. Ciao! Allora, Chiara ha il profilo Michele Occhiali, vero? Chiara? Sì. E invece Giulia è Giulia Luli. Bello, avete dei nomi pazzeschi. Pronti? Ok, però iniziamo. Via! Vediamo, ho già preparato tutto. Ok, siamo già in casa. Andiamo al primo piano della nostra casetta, che ormai sapete qual è. Ragazzi, se voi avete Toca Life, potete venire dentro casa nostra. Potete abitare anche voi nella nostra casa. Già. Ok, ci siamo messo un vestitino più sportivo per andare sulla casa dell'albero, che era quello che abbiamo usato per la discarica, ma va bene. Ma ci vuole la tuta di jeans. Ok. Oddio, ma... chi è lui? No, vabbè, lasciamo. Ok, accanto a me c'è un polpo col coltello e un finocchio sul capello. Non è un finocchio, è un porro. Vabbè, è lo stesso. Ciao Sofì, vai sola oggi? Sì, oggi vado sola perché così esploro meglio senza lei che mi dice è tardi, dobbiamo andare, è tardi. Stai attenta, non ti sfuggere. Ecco qui. Pronti? Via, entriamo. Sono felicissima. Dove siamo? Qui, all'inizio. Aspetta, prendiamo il nostro personaggio prima di tutto. Via. Ecco qua. Saltiamo a bordo. Perfetto. Allora, abbiamo già qua, vedo che c'è un orticino. C'è un... eh sì, ci sono le piante. Cos'è questo? Sembrava... Ok, questo pezzo poi lo tagliamo, però va bene. Dai, mettici un semino però, vediamo un po' se cresce. Vediamo, mettiamo le patate. Una patatina. Un semino di patata. Oh, l'ho messo in due parti. Crescita rapida, qui sull'albero. Guarda che carino. Anche lì un'altra patata. Aspetta, e poi... questa. Niente, buonissima. E poi mettiamo un fagiolino. Ho messo due fagiolini. Va bene, dai. Facciamo il giardinaggio, facciamo. Ce fai. E poi mettiamo qua un'anguria. Un'anguria? Anzi, guardate, annaffiamo anche qua. Cosa ci cresce? Altri fagioli. Ah, fagioli. Ne mangiamo. E dove? Facciamo l'orto a chilometro zero, Sofì. Ti mettiamo l'anguria. Sì. E adesso, dopo la pausa giardinaggio... Ok. Ci picchia, ma è molto grande l'anguria. Già, magari se la annaffiamo ancora. Ma basta, sennò dopo... Ok, perfetto. Iniziamo a vedere la casa. Allora, vediamo un po'. Poi qua vedo che c'è una tenda per le api, perché qua ci sono delle api, c'è l'alveare.
Poi abbiamo una farfallina. Oh, che bella! Che carina. Cos'è questo? Un bruco muffito? Cosa c'è qua dietro? Non lo so. Una cosa da mangiare. Ma come una cosa da mangiare? Ma non sai cos'era? Perché l'hai messa in bocca? Vabbè, magari anche lui è da mangiare. No, il bruco. Vabbè, lascialo stare. Ma è viscidoso, che schifo. Vabbè, no, lasciamolo lì, ok? Prova un po' a vedere come si dorme sulla tua maca. Mettiamo la torcia, il cestino. Ah! Bellissima. Poi abbiamo un cappello con la zanzariera. Mi sa che quella sarà per le api, sai, già. Sophie? Vediamo se possiamo prendere... Attenzione! Aspetta! Magari puoi prendere il miele. No, non fa miele. Proviamo a prendere il miele. Via, 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 allontanarsi! Si sono innervosite. Non si può. Ok, ragazzi, non possiamo toccare il miele. Va bene. Va bene così. Ok, poi qua. Ma questo albero qui invece, Sofì, che frutti saranno? Non lo so. Saranno come tipo susine? Tipo. Ma tanto Sofì mangia tutto, qual è il problema? Sì, tanto. Sofì assaggia tutto. Abbiamo un fiorellino. Oh, che bello. Uso i capelli. Dai, togli il cappello per adesso, che non ti si vede neanche bene. Ecco. Perfetto. Bellissimo. Ok, proseguiamo di qua. Ah, qua c'è, a parte questo, il cestino, il fornelletto. Ma cosa ci potremmo fare con il fornelletto? Non lo so. Ci prepariamo cena? C'è una pentola, sì. Dai, dopo ci veniamo a preparare cena. Adesso finiamo di esplorare. Poi abbiamo un tappetino. Tappetino. Ecco, sì, morbido. Tappetino morbido. Poi aspetta. Mettiamo tutto per tutto, bene. Tutto a posto, perché la casa sull'albero c'è poco spazio. Già. Poi abbiamo di qua, cosa abbiamo? Di vediamo qua un po'. Abbiamo il bagno. Un cerraglietto. Bello, carino. Ma lui è? Mi scusi, non lo volevo disturbare. No, è il signor Foglia. Il signor è Foglia. Tuo bagno. Mi scusi, signor Foglia. Fai te una docetta, Sofì? Sì. Allora, cambiamoci. Ah, che meraviglia. Guardala che bella. Ci togliamo il fiorellino. Sì. Vabbè, lo mettiamo lì. Insaponati, Sofì, insaponati. Prima ci si insapona e ci si profuma tutte. E poi chiudere e doccia. E ragazzi, lo sapete quale è la canzone che ogni volta canto dentro la doccia? No, vi prego, non glielo chiedete. Ragazzi, tutto zumba. Na 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 na. Tutto zumba. Na 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 na. Tutto giù giù giù. Basta, che finisce l'acqua. Ok, basta. Giriamo la manovellina. Adesso sei bella profumata. Eccoci qua, ci rimettiamo i vestiti sporchi. Ottimo, bel lavoro. Ecco fatto, perfetto. Fiorellino. Fiorellino. Tacchiti, no. Fiorellino, okay. Ecco fatto. Qua invece c'è una radio. Ah, un po' di musica. Sì. Lo sgabellino. Però aspetta, vediamo. Per ascoltare la radio. Basta, questa qui della natura. Okay. Dai, vediamo un po' cosa abbiamo ci sono qua. Abbiamo uno sgabelletto, poi abbiamo... che carino, un ventaglio. Ventaglio. Oh, lì c'è il banco degli attrezzi per creare tutte le cose nuove, che vogliamo fare. Martello, chiave inglese. Ok. Poi, qua abbiamo un fungo. No. Se appicci il fungo, si apre la porta del bagno? Fico. No, non è vero. là c'è il bagno, hai bisogno del bagno, Sofì? No, aspettate ragazzi, c'è il libricino di come si fa la pupù. No, guardate. Dai! Guardate, sopra la carta c'è il libricino con la pupù sopra. Perfetto, lo sapevo. Chiudiamo, va, che è meglio. Non fare dei brutti rumori, Sofì, mi raccomando. Ma che... E sotto cosa c'è invece? Che carino. Questo è un papagallino. Ha fatto piu! E figlio fischia! Pii. Ma sotto cosa c'è, Sofì, sotto il bagno? Scusami, per curiosità mia personale. Un giacchetto. Oh, questo è Pascal. Lo mettiamo dentro la borsa. No, povero! Ecco. No, levalo! Che della natura! Lascialo stare, brava. Poi abbiamo altri attrezzi. Ci sono semi di fragola. No, pomodori, sono sotto. Pomodori! Non li vedevo, scusa. E poi abbiamo altri due vasetti. Ah, sai cosa facciamo questi? Li mettiamo laggiù insieme ai semi di pomodoro che dopo li piantiamo. Fico, guardate ragazzi. Se cliccate si leva
la cosa, la terra, mettete il seme, ritappate e ci mettete l'acqua. Adesso e serve l'acqua. E poi però, se volete, fate così, c'è il seme, lo potete tagliare. No, dai, annaffialo, annaffialo, okay. Vediamo un po' se cresce. Andiamo a prendere l'annaffiatoio. Perde un po' d'acqua sta annaffiatoio, strada facendo, ma insomma. Annaffia, annaffia, vediamo un po'. Annaffia. Oh, guarda là! Che mega pianto! Che spettacolo! Orto a chilometro zero. Basta, quanti ne mangi sti pomodori? Caduto su un piede. Va bene, il giardinaggio. Va bene, giardinaggio. L'orto. Va bene. Poi di qua cosa c'è qua sopra? Aspetta. Vediamo un po'. Sali. Ta-ta! Ho schiacciato Pascal. Mettiti un po' più là, povero okay. Pascal. Abbiamo un casco. Ok, mettiamocelo. No, questa è la teleferica. Prova un po', Sofì. Via. Eccoci qua. Facciamo un altro giro, dai. Facciamo vedere la teleferica. Ragazzi, è venuta ombra. No, il casco va messo, perché è pericoloso. Ok. Una lucioletta. Ma cosa fa? Si accende e si spenge una luce? Sì. È la lucina e lucioletta. Ok. Va poi bene. Poi qua sopra c'è per guardare. Ma correno. C'è un koala. Sono in paradiso. La scimmiettina e il koala. Già. Con cui si guarda le stelle. Ma quello è bello dondolo, capace secondo me, Sofì. Questo? Ah sì. Vedi che quelle. Poi c'è il tucano urbano. Il tucano. Tucano. Vieni giù, tucano. Anche lui? Sì. Vabbè, rimettiamolo qua, ok. Sofì, e invece questi frutti qui che cosa saranno? Non lo so. Saranno da mangiare? Boh, sì. Prova un po'. Tanto Sofì mangia tutto. A posto. Ok, scendiamo di nuovo. Però questi qui invece saranno mango, eh? Forse sì. Questi. Ah, miam miam, mango. Gli avocado. Il cestino. Lì c'è le foglie. Sì. Ok. E poi? Vediamo un po'. Si cammina sul ramo. Oh, attenzione, non cadere. Cos'è quello? Cos'è? È un ragnone con quattro occhi. Ok, mettiamolo. Ok. Ma se ne manca a giro? No, ti prego. Per ragnone lì? No, ti prego. Vabbè, lasciamolo lì. Controlla che non ci sia in giro. Ragnone. Già io ho paura dei ragnetti così. Loro sono esploratori? Gli scout? Ciao, e ci siamo persi. Io mi chiamo Emma. Sì, ma ci siamo persi. Ma c'hanno i sacchi a pelo anche la valigia? Vediamo, posso vedere cosa è dentro la valigia? Cosa c'ha? Che carino, ce lo mettiamo? Un vestitino, vediamo un po' come ci sta. Grazie, ci ha prestato il vestito. Noi le diamo la nostra tuta da lavoro. No. Oh, così mi piace di più, Sofì. Sei più adatta alla natura. Sì. Già, mettiamo questo qua. Questo lo mettiamo qua, vai. Ok, ecco. Perfetto, grazie del vestito, eh. Hanno dei bruchi. I bruchi per la notte? Ecco, la notte si imbrucano. Ma dormano ritti? Purtroppo sì. È appesi, tipo i bruchi. Meno male non sono andate a stare in giù, Sofì. Ok, gliel'ho tolto. Ok, basta. A lei? Anche a lei, visto? Bravissima. Ok. Senti, Sofì, ma quella pianta grossa? Ma poi cosa sono? Forchette. Tutte le forchette e coltelli, piatti. Bello, mamma mia. Ok, chiudiamo. Chiudi. Qua ci sono delle banane. Oh! Ma Sofì mangia. Praticamente a fine di questo. Oh! Si può appendere! Sì, lo so, certo, è un pipistrello. Ma no, lascialo appeso lassù. A rovescio, wish. La scimmietta. Senti, mi fischia. Oh, attenzione a quella pianta laggiù che mi sembra una pianta carnivora, eh. Ciao. Meno male non succede niente. Ci mette la mano qua dentro. No, dai. Ok, va bene, ok, ti ho fregato un vestito, però grazie. Grazie mille. Senti Sofì, torniamo indietro e proviamo ad andare a prendere il cesto per raccogliere la frutta e cucinare qualcosa? Sì! Dai, mi raccomando il casco, però. Perché è un po' pericoloso. Divertente, ma un po' magari, pericoloso. Aspetta. Prendo questo e un libro. Porta tutto a casa. Via! Eccoci qua. Ci togliamo il casco. C'è cascato il casco. C'è ricascato il casco.
Ce lo mettiamo? No, non ci sta. No, ma no lì. Vabbè, lasciamolo, vabbè, lì. Lasciamolo giù. E ma Pascal, speranza. Lasciamolo lì. Andiamo a mettere le nostre cose a posto. Ciao uomo foglia. Senti Sofì, siccome mi inquieta un po', lo rimetti nella doccia lui? Già. Ecco, così già. Non si vede, siamo più tranquilli. Ok, sì. E sparisce. Senti Sofì, andiamo, prendiamo il cestino, andiamo a prendere un po' di frutta. Ok, prendiamo questo. Ah, queste le possiamo già prendere, vero? Già. Tac, 1, 2, 3, susine. No, susine, specie, non questo. So questo. La patata. Ma la patata non è una frutta. Vabbè, facciamo vabbè, una spesa complessiva, vabbè, vai. Vabbè. Dai, poi andiamo in cerca di manghi, avocadi. Ehi, sei andata senza casco questa volta, t'ho visto. Vabbè, non serve. Questo. Ah, quello lì, frutto del drago. Del dragone. Del dragone. Non lo so. Oh no, non ci sono più cose avocado. Sono finiti? Oh, ci siamo mangiati tutti? Oh sì. Vabbè, dai. Va bene. Vabbè. Le banane mancano. Le hai mangiate. Va bene, la nostra spesa è finita. La nostra spesa è finita, abbiamo preso tutto quello che c'è. Ho volato. Ormai okay. Sofì vola perfino. Dai, adesso Sofì facciamo così, metti il fornello, accendilo, ci mettiamo sulla... Fornello. Spostati che non ci sta lì. Fornello. Oh, okay. Vai. Fornello. Poi mettici sul pentolino. Stavo cuocendo con la torcia. No. Mettici sul pentolino. Togli via della roba da dentro, che è meglio. Ok. Poi ci mettiamo tutta la frutta. L'ananas, sì, l'ananas, il cocomero, le patate che sono frutta buonissima, le susine, tutto quello che i fagioli che sono la frutta buona. Allora ragazzi, non riesco a tirare fuori eccolo lì, susina, basta, dai, accendiamo e cuciniamo tutto. Prepariamo una buonissima frutta cotta. La tata, prendiamo un buon libro e leggiamo. E guarda che ti brucia la frutta sul fornello. Mai aspetta. Abbandonare una fiamma accesa. Cosa fai? Ci ho cotto pure il coso, ma va bene. Sofì fa il disastro come suo solito. Fornelle. Tutto fornelle. A posto. Vogliamo okay. Mangiare la frutta? Mommo, ok. Perfetto. Allora Sofì, io adesso avrei un'idea. Scattiamo una foto. Sì. Ecco. Siamo venuti con gli occhi un po' impallati, eh? Ma non sono i nostri occhi. Ah, va bene. Sono, guardate ragazzi, mi sa che sono gli occhi della scimmia. Di lui. Mi sa di sì. Un po' da vicino, però. Beh, dalla lei regala la palla. Ecco, tieni. Senti Sofì, facciamo una cosa. Cosa? Visto che abbiamo trovato la torcia. Sì. Io direi di accenderla, sì. Aspettare che arrivi il buio con una magia, sì, del tocco, sì. E andare a vedere cosa succede di notte. Ok, dai, proviamo. Allora, posiamo questa. Dov'è la torcia? Ah, eccola. Torcia. Accendi. E sole, bye bye. Oh, ha fatto così. È caduto giù il sole. È arrivato il buio nella casa sull'albero. Wow. È bella, eh? Anche al buio. Andiamo a vedere un po' se si... No, spengi. Ecco, solo rumori della natura. Andiamo a vedere se si vedono le stelle o le lucciole. Presto. C'è una lucciola. C'è una lucciola? Dove l'hai vista? Qui. Ah, guarda che carina, è vero. Ma la capacità di volare da quant'è che ce l'hai? Oddio, guarda, sono sul bordo. Sì, c'è il ponte traballante. E poi c'è la nostra postazione per vedere le stelle. Spingi un po' la torcia. Oh, che bello, Sofì. Wow. E a voi piacerebbe, chissà se ti piacerebbe passare una notte sotto le stelle, Sofì. Ovviamente loro stanno dormendo. Ti piacerebbe passare una notte sotto le stelle? Tantissimo. E non avresti un po' paura? No? Allora va bene, quest'estate lo facciamo, Sì. Facciamo, passo una notte a guardare le stelle. Oddio. Cosa è successo? E se arriva il ragno? È meglio di no. Forse è meglio di no. Ragazzi.
ragazzi, aspettate! Non dormono, non dormono loro, basta, Sofì. No, sì, devono dormire. Le metto sul letto. Ma no, in casa, poveri. Ma c'è... casa. La nostra tenda. Ah, ecco, ecco, si dormono, perfetto. Ora è brutto. Vai. E adesso? Mettiamo questa. Cosa c'è rimasto? Il tucano, la lucciola. Abbiamo fatto la raccolta dello zoo. Chi e c'è poi rimasto? Noi stessi. Perché noi siamo asciugati, quindi siamo animali. Eh sì, non ci siamo. Vabbè, e ragazzi, spero tanto 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 che questa casa sull'albero vi sia piaciuta. Mettete i like, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, din don, din don, e ciao! Alla prossima avventura su Toca! Iscrivetevi e mettete like! Like! Like, ragazzi! Ciao! Thank you.